RKO Radio. From Cittadella Sound Studio in Molfetta, this is la rassegna stanca di RKO. See my hips and my tips, so cha. See my ass and my lips, don't cha. Lost a few pounds in my whips, for ya. This the kind of beat that go ba ta ta. Ba ta 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 ta. Sex me so good, I say blah blah blah. Work it, I need a glass of water. Boy, oh boy, it's good to know ya. Is it worth it? Let me work it. I put my thing down, flip it and reverse it. It's your primitive, it's why I need them. It's your primitive, it's why I need them. If you got a big. Let me search it to find out how hard I gotta work, yeah. It's your primitive, it's why I need them. It's your primitive, it's why I need them. If you're a fly gal, get your nails done. Get a pedicure, get your hair did. Boy, lift it up, let's make a toaster. Let's get drunk, this gon' bring us closer. Don't I look like a Halle Berry poster? See the Belvedere playing tricks on ya. Girlfriend wanna be like me, never. You won't find a bitch that's even better. I make you hot as Las Vegas weather. Listen up close while I take it backwards. Okay, begins the gal, listen me, which I want. I'm not a prostitute, but I can give you what you want. I love your braids and your mouth full of phones. Love the way my ass go, ba boom, ba boom, boom. Keep your eyes on my ba boom, ba boom, boom. You think you can handle this, ka donk, donk. Take my thong off and my ass go boom. Cut the lights on so you see what I can do. Is it worth it? Let me work it. I put my thing down, flip it and reverse it. It's your primitive, it's why I need them. It's your primitive, it's why I need them. If you got a big, let me search it to find out how hard I gotta work, yeah. It's your primitive, it's why I need them. It's your. Boys, boys, all type of boys. Black, white, Puerto Rican, Chinese boys. Wine, thang, 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 thang. Black, thang, 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 thang. Girls, girls, get that cash. If it's 9 to 5, we're shaking your ass. Ain't no shame, ladies, do your thing. Just make sure you ahead of the game. Just cause I got a lot of fame, super. Prince couldn't get me, change my name, Papa. Hooter can't tell you, slave again, no sign. Picture Black saying, oh, yes, I'm massa. Picture Lil' Kim dating a pastor. Minute Man, Big Red can outlast ya. Who is the best? I don't have to ask ya. When I come out, you won't even matter. Why you act dumb like, duh. Say you act dumb like, duh. As the drummer boy go, brr-pum-pum. Give you some of this Cinnabon. Is it worth it? Let me work it. I put my thing down, flip it and reverse it. It's your primitive, it's why I need them. It's your primitive, it's why I need them. If you got a big, let me search it. To find out how hard I gotta work, yeah. It's your primitive, it's why I need them. It's your primitive, it's why I need them. Come on. Work it, work it, work it, work it, work in corso, lavoro in corso qui alla rassegna stanca di RKO, www.rkoner.com. Torniamo anche oggi a farvi compagnia dalle 12 alle 14. Non ci sono soltanto io, Sergio Zazzone Zazza, ma c'è anche il buon Saverio Casomai. Buongiorno a tutti. Ciao Saveriuccio, ciao, bentornato.
Sente bene il microfono con questo nuovo setup. Noi ogni tanto cambiamo, cambiamo il nostro setup, ci spostiamo qua e là per lo studio della Cittadella Sound, Cittadella Sound Studio, chiamato così, ribattezzato così, l'avete sentito nell'intro della trasmissione. È uno studio che sta cominciando a lavorare per bene, talmente bene che va a riparare anche le cose che non funzionano, come è successo ieri, Saverio, perché sei stato assente, giustificato, scusami, sì, ieri. Sì, sì. Ti sei recato alla presso un si può negozio. Dire il negozio lo diciamo, Promusic. Negozio fantastico di Bari. Sì, è una specie di negozio per giocattoli per bambini, infatti poi sono entrato per far riparare il mixer che gentilmente hanno preso perché era ancora in garanzia, e poi sono uscito con una chitarra classica. Vabbè, te la porterò domani. Va bene, possiamo allora iniziare con la classica e consueta sigla. No, che vero, cioè, ho comprato la chitarra classica. Vabbè, hai fatto un nuovo acquisto alla fine. Nuovo acquisto, sì. Bentornati, questa è la rassegna stanca di RKO dalle 12 alle 14, non stancheremo mai di dirvelo a tutte e a tutti su www.rkoneir.com, la rassegna stampa così, shue andante, gentilmente cantata e suonata da Zazzone e Casomai la mattina sulle frequenze della vostra radio preferita, della nostra radio preferita. Di cosa parleremo oggi? Oggi è martedì 7 marzo. Marzo va avanti velocemente, mi ricordo. Ma domani è la festa della donna. Molto probabilmente avremo ospiti di nuovo i ragazzi di Tesla, perché c'è il secondo appuntamento dell'iniziativa dalla prima all'ultimo. Quindi diciamo vogliamo essere solidali con i ragazzi di Tesla e appoggiare questa iniziativa che ci è piaciuta tanto giovedì scorso, e che si ripeterà per un secondo appuntamento domani, ma ne parleremo forse sicuramente meglio con loro. Di che parleremo invece oggi, caro Saverio Casomai? In scaletta vi beccate le solite notizie, noi stiamo lavorando per darvele in maniera differente nei prossimi giorni, magari in un nuovo modo che non diciamo ancora, stiamo lavorando, però ve l'ho beccata in maniera classica come ogni mattina. Di cosa parleremo quindi? Dei patti chiari e della flessibilità unica. Oggi ieri è stato approvato il nuovo patto di stabilità, vedremo quale stabilità. La mazzata di Mattarella a Piantedosi, che ha detto tutto il contrario di quelle che sono state le affermazioni di Piantedosi nei giorni scorsi, quelle che abbiamo abbondantemente commentato. La povertà mia è la povertà di tutti, mia è il nuovo sostitutivo del reddito di cittadinanza, mia sta per misura di inclusione attiva, poi vedremo un attimo come ce lo includono, diciamo, questo, perché poi dipende tutto come te lo includono, questo nuovo provvedimento. Inclusione è sempre fondamentale. La Puglia come esempio per il risparmio energetico, per le notizie buone, qualche volta le diamo anche noi, e nella nostra mailing list, casella mail, arriva qualche volta qualche notizia buona, quindi la vogliamo dare anche se raramente, ma la vogliamo dare oggi qui alla rassegna stanca. E poi un pizzico di sport con il grande ritorno della palla a spicchi e gli appuntamenti dell'Eurolega di questa settimana. Immancabile ovviamente la comparsa improvvisamente nella nostra trasmissione dei compari di Radio Popolare, con due edizioni di GR alle 12.30 e alle 13.30, loro sempre sul pezzo, un po' anche come noi, che trasmettiamo direttamente dalla fabbrica delle idee che è il Cittadella Sound Studio, dalle 12 alle 14 on air su www.rkonair.com, la radio delle novità.
The Cure, Close to Me, per iniziare questa mattinata con la rassegna stampa di RKO, www.rkonair.com, le coordinate per raggiungerci e ascoltarci in diretta, come sempre, da lunedì al venerdì, un martedì soleggiato, questo finalmente dopo un po' di tempo passato tra le nuvole, con i nuvoloni temporali. Invece oggi ci siamo svegliati più sunshine, finalmente, speriamo non cambi la giornata anche oggi, come sempre, come tutte queste settimane che ci siamo svegliati col sole, ma poi rigorosamente è arrivata la pioggia a rovinarci le good vibration che però sappiamo dare noi la mattina con la lettura dei giornali. Ricordiamo un esimio assente che non si presenta, non viene più in trasmissione da un po' di tempo, non si fa più sentire, ma comunque è sempre parte della rassegna stanca di RKO, che è The Real Sergione, The Big Sergione, che non ci sta più delizzando con i suoi i collegamenti da luoghi non ben certi, però è sempre presente, tornerà a trovarci. Nel frattempo ci siamo io e Casomai, che andiamo ad analizzare le problematiche del mondo stamattina, molte problematiche, perché si continua a parlare di migranti, signore e signori. L'argomento è sempre quello: cosa fare per limitare l'afflusso di migranti, o comunque per cercare un attimo di creare meno vittime. Ecco, diciamo così, per essere più onesti, è successo che al contrario di quello che Piantedosi ha detto negli ultimi giorni, cioè bloccare gli sbarchi utilizzando bloccare gli scafisti, soprattutto utilizzando anche male le parole del Papa, facendo sue delle parole che non ha capito molto bene, non ha compreso molto bene, ha ricevuto una bella mazzata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che parla e dice ancora cose giuste, soprattutto cose umane, che non è poco in questo periodo storico. Migranti, l'appello del Colle è il titolo del Corriere della Sera. Mattarella al governo e alla UE, Unione Europea. Il cordoglio si trasforma in scelte concrete. Giovedì il Consiglio dei Ministri a Cutro, poi bisogna proprio vedere, cioè spostano il Consiglio dei Ministri a Cutro per l'occasione, vabbè, questa cosa cioè, è proprio strumentale al 100%, le possibili misure, Bruxelles a breve, la risposta a Roma, questo dice la Comunità Europea. La Stampa continua a parlare di migranti, Mattarella a Italia e Unione Europea, migranti agire subito, protesta in fascia bianca per 1,5 milioni di studenti, Mattarella, migrare è un diritto, il titolo della Repubblica, il Presidente ribalta l'approccio di Piantedosi sui profughi che non devono partire, mazzate da parte di Mattarella al buon Piantedosi, e chiede il cordoglio si traduca in scelte concrete dell'Italia e dell'Unione Europea. Meloni, un dovere morale impedire altre tragedie, dice lei. Subito misure contro i trafficanti, perché bisogna proprio, cioè, bloccare le partenze significa bloccare le tragedie, secondo la Premier Giorgia Meloni, che noi salutiamo sempre, Giorgia, ogni mattina rigorosamente dalle frequenze di RKO. Ti ringraziamo per la libertà che ci dai, che ci concedi in questo momento storico. Heil Giorgia! E va bene, sono sempre qui solo perché nel frattempo sta armeggiando il buon Saverio Casomai, ma Salvini rilancia la linea dura, una stretta sui permessi di soggiorno, una stretta, cioè stringiamo i permessi di soggiorno, non diamoli a nessuno, così poi diciamo non ci viene nessuno e rimane l'Italia agli italiani, l'Italia agli italiani, come piace dire al buon Matteo, il capitone, capitano, il, te lo ricordi come faceva il capitano? Capitano, era quando amava essere, non era chiamato, quello dell'attimo fuggente, no, e neanche quello del capitano, cioè, no, Findus intendevo, Findus. Io quello
anche se ci sarebbe molto piaciuto. Migranti, il mattino di Napoli, da Italia e UE, scelte concrete. Mattarella ricorda la tragedia di Cutro, il 21 la visita a Casale per Don Diana. Sarà a Casal di Principe nel ricordo di Don Peppe e Diana al prossimo 21 marzo il buon Sergio Mattarella. Chiudiamo il blocco con il messaggero che apre sempre con un po' più piccola la notizia in questo caso, sempre con la questione migranti, appello del Colle, ora i fatti e non noi, diciamo che siamo, possiamo sembrare fatti, ma i fatti, quelli di concretezza, gli sfatti. In arrivo corridoi umani e fondi, quindi insomma dovrebbe un pochettino, almeno grazie all'intervento del nostro presidente che ogni tanto qualcosa, anzi più delle volte qualcosa di giusto la dice, dovrebbe insomma almeno calmarsi momentaneamente la situazione. Noi diciamo che come rassegna stampa di RKO siamo favorevoli alla, come dire, al passaggio delle genti per i territori, al movimento libero su questo globo terrestre di tutte e tutti gli esseri tipo umani. Mosè, diciamo. Tipo Mosè. Tipo Mosè, esatto, ma in maniera più ampia, più ampia. Street. It's a really good time. People won't get it.
Good Times, che sono quelli che viviamo noi ogni giorno qui alla rassegna stanca di RKO, www.rkoner.com, da lunedì al venerdì dalle 12 alle 14. Noi ve lo ricordiamo sempre, perché magari qualche volta ne potete pure dimenticare e preferite ascoltare altri programmi radiofonici un po' più mainstream, ma noi ci siamo ogni giorno e siamo disponibili anche in replicast. Quindi se per caso durante la stessa fascia oraria c'è un altro programma che apprezzate di più, potete sempre riascoltarci dopo, ma ascoltateci per favore, perché noi vi vogliamo bene, vi amiamo, siete il nostro pubblico. Tra l'altro su Spotify la risoluzione è spettacolare, è ottimale, è spettacolo, qualità, spettacolo ragazzi, spettacolo, spettacolo. Io lo dico perché mi riascolto, dico la verità, mi riascolto. Lo dice e non lo neghi. Non lo nego assolutamente, come non nego il fatto che nel mondo succedono cose un po' particolari, perché siamo sempre sui giornali di oggi, martedì, 7 marzo 2023, e oltre che dei migranti, oltre delle mazzate che ha menato il buon Presidente della Repubblica al Ministro Piantedosi, si parla anche di patto di stabilità. Un patto di stabilità che come quello che abbiamo fatto io e te per mantenere viva la stanza, cioè il patto della stabilità della stanza, del Cittadella Sound Studio, chiavi incluse, all inclusive. Nuovo patto di stabilità, più flessibilità sul debito. Ora voglio capire che significa più flessibilità sul debito, cioè nel senso che se tu hai un debito è talmente flessibile che ti posso chiedere più interessi, cioè ho la flessibilità, cioè ti consento di chiedere ancora più debito. Ah, così di metterti a 90 gradi, diciamo, e includerti ancora anche a 180. A 180, includertelo anche nel nuovo RDC, che è il nuovo reddito di cittadinanza, che si chiama MIA, l'abbiamo anticipato ieri, MIA. Ma è solo cambiato il nome? Sì, no, è cambiato tutto, cambiate anche le cifre. Ricordiamo a tutte le amiche e a tutti gli amici all'ascolto che percepiscono in questo momento un reddito di cittadinanza, che si ritroveranno innanzitutto a riceverlo per un anno e non più per 18 mesi, e nel caso in cui non si sia personalmente occupabili, secondo lo Stato, l'importo scenderà da 500 a 375. Poi voglio capire perché 375, cioè no, questi 5 sono l'IVA. Ok, perfetto. Volevo fare un commento riguardo. Assolutamente, anche due, dimmi. Ok, mi verrebbe da dire, scusami, sto temporeggiando, non perché non so cosa dire, ma perché sinceramente... Vuoi tentarlo di dirlo con termini più edulcorati? Sì, ecco. Un po', sì, raffinato. Magari un giorno, non ora perché diciamo andremo un po' fuori tempo, sì, possiamo eventualmente affrontare il discorso dell'occupazione e del lavoro, quindi da reddito eccetera, perché c'è la risata, esatto, qua direttamente. Sì. No, perché c'è un problema allora decisa dallo Stato, cioè lo Stato decide se tu sei occupabile o meno. Ora lo Stato che vuol dire? C'è un ufficio, c'è, ci sono delle persone, no? Ci sono delle persone, okay, predisposte a capire questo. Ma bisogna valutare qual è la preparazione, diciamo, di queste persone, perché la maggior parte delle persone che gestiscono questo discorso, sì, sono persone che sostanzialmente fanno lavoro, quindi diciamo comunale, statale, e quindi l'ultimo della loro, cioè non sono molto preparati nella ricerca di lavoro nel settore privato, sì, quindi diciamo sono le persone meno adatte per capire se tu sei occupabile o meno, soprattutto se tu vuoi un lavoro nel settore privato. Esatto, bravo ragazzi, il momento dell'opinione di Saverio Casomai. Io devo aprire una rubrica, no diciamo mi girano gli ingranaggi, poi vai Saverio Casomai. No, poi eventualmente un giorno affronteremo anche il discorso delle varie società di consulenza o pseudotali, che sono sostanzialmente uno strumento per togliere, ridurre lo stipendio a chi davvero lavora e che insomma ha fatto degli studi, sì, molto tosti per potersi laureare eccetera, però sono state inserite queste società di consulenza che nella maggior parte dei casi, quindi non voglio generalizzare, però vorrei generalizzare ma non lo dico, e fungono da buffer, quindi da intermediario, per consentire sostanzialmente all'azienda più grande, sì, di assumersi meno responsabilità possibile, quindi utilizzare il lavoratore che non è un lavoratore perché non ha
un corso universitario, corsi formativi, ma perché ora diciamo si è abbassato un po' il livello, diciamo, del lavoro, quindi esatto, un professionista, esatto. Diciamo, grazie a causa di queste società da tramite che in realtà non aiutano l'occupazione, ma tolgono solo soldi al lavoratore e parano il culo, se si può dire, in trasmissione. Ma sì, 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 diciamo. Alle grosse aziende che responsabilizzano. Sono d'accordo. Vero è che comunque la proposta da parte del governo per integrare, diciamo, per rendere utile il MIA, questo nuovo reddito di cittadinanza, sono degli sgravi fiscali a quelle aziende che decideranno di assumere i percettori del sussidio del reddito. Il governo però sulla questione si divide, perché in effetti quel RDC, no, che fu di pentastellata memoria, definiamolo così, fu anche una proposta approvata dalla Lega Nord, se ricordi bene. Sì, quindi sì. Diciamo il primo governo, esatto, nel primo governo, quello giallo-verde, che era ancora giallo-rosso, giallo-verde, e quindi quella fu la prima volta che scusate, da parte del governo ci fu la proposta e quindi l'introduzione della carta magica, che poi ha aiutato tanta gente a venire fuori da questo periodo di povertà, un periodo di povertà che speriamo finisca presto, anche se ne dubitiamo parecchio, nel nostro italico stivale. Nel frattempo sono le 12:29 e dalla regia ci chiedono la linea GR di Radio Popolare, edizione long, 15 minuti, poco più. Noi ci pigliamo un caffettino, come sempre vi consigliamo, piccola pausa e siamo subito da voi. Network. ...105 persone salvate al largo della Libia dopo l'allarme della ONG Alarm Phone. La nave di emergency ha attivato i soccorsi, ora tutti i migranti sono sulla life support che sta navigando verso il porto di Brindisi, che le è stato assegnato. Nel giornale radio sentiremo il racconto del capo missione a bordo della nave. A Steccato di Cutro questa mattina è stato trovato un altro corpo, è di una bambina di 3 anni, è la 71esima vittima del naufragio. Tra poco Piantedosi darà alla Camera la versione del governo, il ministro degli interni difeso da Salvini, mentre Giorgia Meloni tenta di neutralizzarlo gestendo il dossier immigrazione in prima persona. L'opposizione chiede le dimissioni. La conquista di Bakhmut ci permetterà di proseguire la nostra offensiva in Ucraina, ha detto questa mattina il ministro della difesa russo Shoigu. Gli ucraini però resistono. Nella notte scorsa Zelensky ha ordinato ai generali di mandare rinforzi. Nessun angolo del paese sarà abbandonato, ha detto. Mosca incassa nuovamente il supporto della Cina. Le nostre relazioni con la Russia sono un esempio per la stabilità internazionale, dice Pechino. Francia, è in corso lo sciopero generale contro la riforma delle pensioni di Macron. Presidi, blocchi stradali e manifestazioni. È la 6ª giornata di mobilitazioni in meno di 2 mesi. I sindacati dicono andremo avanti ad oltranza.
Sciare è sempre più insostenibile. Quest'anno sul 90% delle piste in Italia si scia su neve artificiale, dice il rapporto di Legambiente. Costi alti, forte consumo energetico e, se non basta, spesso gli impianti di risalita sono sostenuti da finanziamenti pubblici. Un sistema da ripensare alla luce dei cambiamenti climatici. Una buona giornata dalla redazione di Popolare Network, il giornale radio delle 12.30. Apriamo con un salvataggio che è avvenuto ieri sera nel Mediterraneo. Ancora un barcone in acque internazionali di fronte alla Libia. A bordo c'erano 105 persone. L'allarme è arrivato da Alarm Phone alla nave di emergency, la Life Support, che ha attivato la squadra di salvataggio. Sono stati tutti salvati e adesso stanno navigando verso il porto di Brindisi, che è stato loro assegnato. Abbiamo subito pensato alle vittime del naufragio di Crotone. Anche questa era un'imbarcazione, una situazione di pericolo, le persone che stavano rischiando la loro vita, ha detto il capo missione di Emergency, Emanuele Nannini. Dalla nave ci ha inviato questo vocale. La Life Support, la nave di Emergency, sta navigando verso il porto di Brindisi, che ci è stato assegnato dalle autorità italiane. La notte passata abbiamo effettuato un salvataggio in mare molto complesso e pericoloso. Abbiamo trovato un'imbarcazione di gomma con 105 persone a bordo, tra cui donne, bambini e molti minori non accompagnati. L'imbarcazione stava navigando con un evidente stato di difficoltà, visto che il motore non funzionava più a causa della carenza di benzina, stava imbarcando acqua, i tubolari erano mezzi sgonfi e nessuno delle persone a bordo aveva dei giubbotti di salvataggio. Abbiamo subito incominciato le nostre operazioni di salvataggio, che sono durate più di 4 ore proprio per la complessità dell'operazione. Tutte le persone sono state portate in salvo nella Life Support, dove il nostro team sanitario sta conducendo i vari screening sanitari. In questi giorni ci prenderemo cura delle persone a bordo fino all'arrivo nel porto assegnato nella giornata di venerdì. Appena li abbiamo visti stanotte, abbiamo subito pensato a Crotone, perché anche loro non ce l'avrebbero fatta vista le condizioni con cui stavano navigando, e c'è stato un po' un colpo al cuore quando abbiamo capito che grazie a noi sarebbero potuti essere salvati. E a Cutro intanto è stato trovato un altro corpo, è il corpo di una bambina piccola di circa 3 anni, è la 71esima vittima, 17 sono bambini. Il governo, lo ha fatto Meloni, lo stesso Piantedosi, Salvini, continua a insistere sugli scafisti, ha annunciato pene più pesanti e concentrato tutta la sua risposta su questo. Spesso però gli scafisti sono solo delle pedine o addirittura essi stessi sfruttati. In ogni caso non sono i trafficanti di esseri umani, che hanno mezzi e protezioni ben più importanti. Annalisa Camilli di Internazionale questa mattina, ospite a Prisma. Gli scafisti spesso sono migranti, sono stati arrestati decine di scafisti in questi anni in Italia, ma poi abbiamo scoperto che spesso si tratta di migranti che vengono, quindi di persone che vengono di fatto ingaggiate all'ultimo momento tante volte, o costrette addirittura a portare le imbarcazioni, a mettersi alla guida delle imbarcazioni, e c'è da distinguere quindi i trafficanti dagli scafisti, nel senso che i trafficanti sono coloro che gestiscono in effetti il traffico di esseri umani, ma molto raramente si mettono in mare e si mettono alla guida delle imbarcazioni. Questo, diciamo, è stato dimostrato sicuramente sulla rotta libica, nella maggior parte dei casi addirittura spesso negli ultimi anni venivano messi alla guida dei minorenni che non sapevano neppure guidare queste piccole imbarcazioni e si ritrovavano appunto anche in situazioni di grande difficoltà. Sicuramente appunto lo abbiamo dimostrato ampiamente rispetto a tutti i processi per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina che si sono svolti in Italia in questi anni, ripeto, spesso contro dei ragazzini, no, che erano stati costretti anche con la forza a mettersi alla guida di queste imbarcazioni. E tra poco, alle 13, il ministro Piantedosi interviene alla Camera, dovrà spiegare cosa sia successo la notte tra il 25 e il 26 febbraio, cosa non abbia funzionato, perché i soccorsi non siano stati attivati. Le opposizioni continuano a chiedere le dimissioni del ministro, anche se almeno per ora non c'è una mozione di sfiducia. Chiara Braga, deputata del PD.
Il Partito Democratico non ha avuto nessuna timore, nessuna remora a chiedere fermamente le dimissioni del ministro Piantedosi e a chiedere alla Presidenza del Consiglio Meloni una presa di posizione che purtroppo non c'è stata. Quindi ribadiremo la nostra posizione e verificheremo naturalmente con le altre forze se ci sono le condizioni per un'iniziativa comune. Per noi l'informativa è un atto dovuto dopo le parole inqualificabili del ministro Piantedosi. Già la scorsa settimana la segretaria del Partito Democratico, Anne Schlein, ha posto delle domande molto chiare e naturalmente siamo in attesa di conoscere anche gli esiti delle indagini, ma vogliamo che ci sia un'assunzione di responsabilità politica rispetto ad una vicenda che credo abbia segnato uno dei punti più bassi di questo governo. Veniamo all'Ucraina. La conquista di Bakhmut ci permetterà di proseguire la nostra offensiva, ha detto questa mattina il ministro della difesa russo Shoigu. Mosca cerca di mostrare ottimismo dunque dopo mesi di battaglia per la città nella regione di Donetsk. La notte scorsa il presidente ucraino Zelensky ha confermato che almeno per ora non ci sarà alcun ritiro. Sentiamo Emanuele Valenti. Secondo i filorussi di Donetsk, le truppe di Mosca sarebbero già fisicamente in una parte del centro urbano di Bakhmut, o di quello che del centro urbano rimane dopo mesi di combattimenti e bombardamenti. La notizia non è confermata dal lato ucraino. La notte scorsa, dopo aver ribadito che le truppe ucraine non si ritireranno, Zelensky ha detto che ha anche ordinato l'invio di rinforzi. L'aumento della pressione russa, quindi l'impiego di altre unità da parte di Mosca, sembra andare nella direzione, diciamo così, sperata da Kiev, la presenza sul campo di uomini e mezzi da colpire. A prescindere da chi resterà a Bakhmut alla fine della battaglia, l'obiettivo degli ucraini infatti sembra essere infliggere il maggior numero di perdite al nemico in vista della possibile controoffensiva di primavera. Oggi Mosca ha incassato per l'ennesima volta anche la conferma del supporto della Cina, che sta usando la crisi ucraina per marcare differenze e contrasti con gli Stati Uniti. Il neo ministro degli esteri di Pechino ha detto che gli americani vogliono il conflitto. Nessuna prospettiva invece per la proposta di pace cinese in 12 punti. Questa mattina il Cremlino ha confermato il suo interesse, ma aggiunto che in questo momento non c'è spazio per la diplomazia. E nonostante la disponibilità di molti più uomini, di molti più mezzi, anche i russi hanno i loro problemi. Uno di questi è rappresentato dalle frizioni tra il Ministero della Difesa e i mercenari della Wagner. In questi giorni il loro capo, Prigozhin, ha attaccato più volte i vertici militari. La questione è difficile da gestire anche per il Cremlino. Sentiamo Giovanni Savino, storico esperto di Russia. Putin in questo momento bisogna capire che è proiettato essenzialmente sulla guerra e su come vincere l'operazione speciale militare da lui lanciata. Questo significa che uno come Prigozhin fino ad ora gli è andato più che bene, perché era uno attivo. Putin ha sempre apprezzato la capacità di risolvere in outsourcing tutta una serie di problemi. E Prigozhin questo lo ha fatto, c'è il reclutamento delle carceri, cosa che non poteva avvenire senza il benestare di Putin, e però comunque Putin dall'altro lato prova sempre molto fastidio quando vi sono dei meccanismi di conflitto all'interno di quello che è il volto pubblico del potere. Quindi si trova in una situazione particolare, perché da un lato far fuori Prigozhin, come più volte si è paventato, non è una cosa semplicissima. Dall'altro lato però, anche permettere a Prigozhin di poter insultare, perché quello che avviene è questo, i vertici militari e una serie di personalità dell'amministrazione federale e locale, nemmeno è possibile. Insomma, noi stiamo assistendo a sfarinamento di quella che è la verticale del potere putiniano, cioè l'idea per cui non si muove foglia che il Cremlino non voglia. Adesso non è più così e Prigozhin sta giocando le sue carte, lo sta facendo non soltanto da un fan terrible, ma come un personaggio che sa cosa vuole. E adesso andiamo in Francia. È in corso un nuovo sciopero generale contro la riforma delle pensioni voluta dal presidente Macron. Alla vigilia i sindacati avevano detto che questa sarebbe stata la mobilitazione più grande, più partecipata. In diretta da Parigi c'è il nostro Francesco Giorgini. Francesco, allora, come sta andando? Beh, insomma,
Insomma, più di 260 manifestazioni in tutta la Francia, mai così numerose dall'inizio della protesta il 19 gennaio scorso. Cortei in tutte le grandi città, Parigi sarà oggi pomeriggio, ma anche e soprattutto nelle città piccole e medie, a conferma dell'opposizione diffusa, per così dire capillarmente nel paese, alla riforma delle pensioni. Ma oltre alle manifestazioni, oggi quello che conta sono gli scioperi e le azioni di protesta, come i blocchi o i rallentamenti dei camionisti su un certo numero di assi stradali e autostradali, o i picchetti nelle raffinerie che da ieri hanno bloccato il rifornimento dei depositi di carburante in tutta la Francia. Nei trasporti pubblici circola appena un treno su cinque, un terzo degli autobus, mentre a parte nelle ore di punta è bloccato il metro parigino, chiude circa la metà delle scuole, mentre negli ospedali si sciopera lavorando con le insegne sindacali al braccio per non penalizzare i pazienti. Altro fronte strategico, oltre alle raffinerie, i porti, le centrali elettriche, la raccolta e lo smaltimento rifiuti, mestieri spesso usuranti in cui l'appello allo sciopero è massiccio e la presenza sindacale consolidata. Al di là della partecipazione alle manifestazioni e allo sciopero, che sembra forte per la giornata, la questione resta comunque la capacità a mantenere lo sciopero ad oltranza sulla durata. Da Parigi, linea studio. Sul caso Cospito è stato pubblicato il parere del Comitato Nazionale di Bioetica, chiesto dal Ministero della Giustizia. Il tema è la volontà di Cospito di non subire trattamenti sanitari nel caso in cui le sue condizioni di salute dovessero precipitare a causa del digiuno. Gli avvocati del militante anarchico hanno depositato un documento in questo senso all'inizio di febbraio. Il Comitato Nazionale di Bioetica condivide il rifiuto di adottare misure coercitive contro la volontà attuale della persona e ritiene che non vi siano motivi giuridicamente e bioeticamente fondati che consentano la non applicazione della legge nei confronti della persona detenuta, che può dunque rifiutare i trattamenti sanitari anche mediante le disposizioni anticipate di trattamento. La volontà individuale, in sostanza, va rispettata, dice il comitato, anche in caso di un detenuto in sciopero della fame, come appunto Cospito. Questo è il parere del Comitato Nazionale di Bioetica, che è stato inviato al Ministero della Giustizia. A Cospito, lo ricordiamo, è stato riportato ieri all'ospedale San Paolo di Milano su indicazione dei medici che lo avevano visitato nel carcere di Opera. La neve è scarsa e il 90% degli impianti sciistici quest'anno è tenuto aperto solo con l'innevamento artificiale, lo dice il rapporto di Legambiente pubblicato oggi, una pratica non sostenibile e molto cara, dice Legambiente, il tutto per sostenere il settore del turismo invernale e l'industria degli impianti di risalita. Tutto questo pone dunque una questione, pone un problema molto forte per il futuro e per i cambiamenti climatici che rendono appunto sempre più insostenibile l'industria e il settore del turismo sciistico in montagna. Sentiamo Wanda Bonardo di Legambiente, una delle persone che hanno curato e pubblicato questo rapporto. È chiaro che innevare artificialmente vuol dire artificializzare la montagna e quindi significa intanto prelevare acqua dai torrenti, creando anche dei problemi ai torrenti, ma creando anche a volte dei problemi alla popolazione. Significa stoccarli in bacini di innevamento artificiale, quindi travolgere la montagna, e ancora significa consumare grandi quantità di energia, per non parlare poi di tutta una serie di altre problematiche che crea la neve artificiale. Quindi è un'artificializzazione della montagna che costa molto, spesso pagata dai nostri contribuenti, e che forse non ha più senso che esista. Fondi pubblici sono fondamentali per sostenere gli impianti, e gli stessi fondi pubblici noi vorremmo che venissero ad esempio utilizzati per sostenere quelle attività più sostenibili, scusate il bisticcio, che si stanno sviluppando sia negli Appennini che sulle Alpi, piccole attività coerenti con l'ambiente, attività che non danneggiano il territorio, che servono a costruire anche comunità, cosa che invece non sta accadendo, mentre invece l'innevamento artificiale è sempre la meglio. È tutto per questa edizione del Giornale Radio condotta da Alessandro Principe, in redazione anche Emanuele Valenti e Luca Parena. La prossima è alle 13.30, a tutti una buona giornata. Popolare Network. RKO Radio. Sinergia, la musica che unisce.
Ciao a tutti dalla Sinergia, io sono Gianluca Polverari e io Cristiano Celloni. Siamo in onda ogni giovedì su RKO alle ore 22 e poi ovviamente ci trovate in podcast sul sito di RKO e anche su Spreaker, e sicuramente ci sarà da divertirsi. Ciao ciao. Ciao ciao. Motown. Io sono Vito Santamoto e questa è Motown ogni giovedì dalle 20 su RKO. Essenza, cibo lento, ospita Controcorrente Revolution. Il programma live di Doris Tozzi. Autori, attori, musicisti e professionisti della cultura sono ospiti di questa edizione rigorosamente controcorrente. Partecipa alla trasmissione all'interno dei suggestivi spazi di Essenza, cenando o semplicemente bevendo qualcosa ogni martedì sera alle ore 21 in via Sant'Andrea numero 9 a Barletta. Il programma va invece in onda ogni domenica alle ore 20 oppure in podcast quando vuoi. Non puoi mancare. Direttamente dagli studi di Must in Mind sulle frequenze di RKO ogni giovedì alle 19 Must Border Town. Io sono Ceste Roldi e con me in cabina di regia Antonello Boezio, alle riprese video Diego Ceo. Faremo due chiacchiere su tutta quella che è un po' la musica di confine. Must Border Town è anche una sfida, è una challenge. Musicisti, songwriter e docenti della University of the West of Scotland saranno con noi in studio per farci compagnia e farvi compagnia brano dopo brano, quindi andremo ad ascoltare delle musiche che saranno proposte in due playlist differenti. Ovviamente i radioascoltatori potranno tranquillamente esprimere il loro parere su una playlist, sull'altra o su ogni singolo brano. Il logorio della vita moderna minaccia la nostra esistenza. E allora? Allora affidiamoci alle virtù salutari della rassegna stanca di RKO, nostra fedele alleata. Contro il logorio della vita moderna. Thank you.
Giorgio Poi, pomeriggi, rientriamo dal GR delle 12.30 su www.rkonair.com per la rassegna stanca di RKO ogni giorno dalle 12 alle 14, da lunedì al venerdì. Inizia nel frattempo che il mio carissimo amico e compare Saverio Casomai si sistema con la sua chitarrina. Vorrei anche dare il bentornato e il benvenuto durante il GR al nostro amico segreto che non parla mai ma è sempre presente, il signor Mr. Big G, che è presente negli studi della Cittadella degli Artisti, della Cittadella Sound Studio, ed è neanche parte integrante, diciamo la verità. Non è un ospite, è vero Saverio? Assolutamente. È proprio è un padrone è il padrone di casa. Un giorno magari faremo sentire la sua voce e indovinerete chi è, diciamo. Lanceremo un nuovo quiz. Ma nel frattempo, caro Saverio, dicevamo nel cappello della trasmissione di oggi che non abbiamo solo brutte notizie da raccontare, ogni tanto c'è qualche buona notizia che però ci giunge sulla nostra mail di redazione di RKO. È una notizia che mi ha consigliato di leggere la carissima direttissima Paola Pagone, che ci sta ascoltando in questo momento, si è appena sintonizzata, me l'ha detto, e ci ha consigliato appunto di leggere questa notizia come spunto per un futuro migliore, diciamo così. Parliamo di energia, attenzione, parliamo in questo momento storico, come piace dire a noi, parlare di energia può essere anche un po', come dire, pericoloso. Perché poi, che cos'è l'energia? Parliamo certamente della mia, della tua o dell'energia di Big G, che è sicuramente superiore a quella mia e quella tua messi insieme, visto che è allenato il buon Big G, si chiama Big G anche per questo. Ma parliamo invece di energia elettrica e di gas, che non è neanche in questo caso il gas prodotto dai nostri corpi, ma il gas quello che consumiamo nelle nostre case, tutte e tutti. Parliamo di consumo medio nelle regioni italiane, e ci è arrivato un ranking proveniente dal blog Energia Luce, si chiama così il blog, e l'articolo è a cura di Giulia Giordano, che ringraziamo per il lavoro fatto, perché è molto interessante, in quanto allegato all'articolo c'è un ranking del consumo medio nazionale medio tra gas ed elettricità. Viene misurato questo ranking in tonnellate di petrolio per abitante, quindi ci siamo, no, con l'unità di misura, mi seguite, no? Quindi tonnellate di petrolio per abitante in media in Italia è l'1,82. La Puglia, pur non essendo l'Italia assolutamente in regola con i consumi fino al 2030, i limiti posti dalla Comunità Europea, però in Puglia siamo al di sotto della media, in quanto consumiamo 1,7 tonnellate per abitante. Oppure perché gli impianti sono rotti. Oppure può essere anche per questo motivo. Io volevo farti l'applauso, ma ci sta anche la risata, forse è meglio. Sì, in effetti possiamo dire questo, cioè il consumo è minore, perché o gli impianti forse non funzionano, oppure la gente si è già organizzata con dei generatori autonomi a benzina per inquinare ancora di più, no? Non consumiamo abbastanza. Tra l'altro da Brico ci sono un paio di generatori a benzina. Sì, buoni. Sì. 370 euro della Hyundai, credo. Stiamo facendo pubblicità. Io spero che ci ascoltino, perché magari ci pagano qualche volta, sai. A me servirebbe un generatore in realtà per cose personali. Per altre cose. Se qualcuno che vende un generatore, cioè qualcuno all'ascolto, può contattarci sulla pagina Facebook. Posso dare anche un dettaglio tecnico. L'unico drawback è il noise, il problema del rumore. Purtroppo sono molto rumorosi. Anche se so che li hanno fatti silenziosi. Sì, quelli che non si accendono. Quelli che non funzionano. No, è vero.
Insomma, se vuoi la qualità, rumore devi avere, non c'è altra possibilità. Quindi un plauso alla Puglia tutta, facciamoci un plauso, perché in effetti siamo ben al di sotto della media nazionale. Prima in classifica, se non mi sbaglio, controllo bene, è l'Emilia Romagna con 2,7. Perché loro sono abbastanza attenti su questa cosa, ma probabilmente la questione del riscaldamento condominiale va un po' a fregarli, nel senso che il fatto che il riscaldamento sia non autonomo, ma centralizzato, si accendono abbastanza volente o dolente, a una certa ora si accendono, quindi comunque l'inverno c'è quel consumo che magari noi con riscaldamento autonomo qui in Puglia non abbiamo, perché puoi decidere tu autonomamente se accenderti i condizionatori e o i termosifoni a tuo piacimento. Diversamente, se ti viene imposto, il consumo penso sia naturalmente maggiore. Tra l'altro, ma poi penso. Sto notando che di sera le luci pubbliche sono accese un po' più tardi, l'altra sera non si assolutamente la sicurezza dei cittadini, sì, non si vede assolutamente niente. va bene, quindi consumo energetico minore, risparmio energetico in Puglia, quindi ci avanza tanta energia, l'energia che puoi mettere tu, Saverio Casomai, magari in un bel pezzacchino che adesso ci suoni e che dedichi all'energia che viene risparmiata dai cittadini e dalle cittadine pugliesi, che non vogliono assolutamente aumentare, arrivare al primo posto, ma mantenere questo 13° posto. Per una volta stare in fondo alla classifica non è male, e sperando che entro il 2030, ma poco ci speriamo in realtà, che entro il 2030 si raggiunga quella media minima di consumo consentita dalla Comunità Europea anche qui in Italia, però possiamo essere sicuramente un esempio per tutte e tutti. E allora all'energia nostra e vostra che ci state ascoltando, il live di Saverio Casomai. It's been 7 hours and 50 days since you took your love away. I go out every night and I sleep all day since you took your love away. Since you've been gone, andava molto 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 bene, perché lui è Saverio Casomai. Non trovo ancora il link tra il brano e l'energia, lo troveremo. Niente comparabile a te, diciamo. Esatto, all'energia, al fotovoltaico. Magari lo troviamo durante questo pezzo in riferimento. Damn. Mister, look at your girl.
see. Move, she wants to move, but you're hogging her, you're guarding her. She wants to move, she wants to move, but you're hogging her, you're guarding her. Beat it, mister. Look at your girl, she loves it. I can see it in her eyes. She. Nerd, Pharrell Williams, She Wants to Move. Stavamo pensando come collegare all'energia Nothing Compares di Sinéad O'Connor, gentilmente eseguita da Saverio Casomai nel blocco precedente. Non ci siamo riusciti, abbiamo parlato di altro, quindi tenetevela per buona. Va bene così. www.rkonair.com, la rassegna stanca di RKO, dalle 12 alle 14. Continuiamo a leggere alle 13.05 i giornali in allegria, notiziole che vengono trattate anche dai nostri giornali preferiti, quelli che leggiamo ogni giorno. Tra questi dobbiamo citare lui, il Tembo. Il Tembo, cioè, quando diciamo il Tembo, parte sempre, anche se c'è il sole fuori, parte sempre il fulmine, perché già lui è piccante, lui, ecco, come dire, fa male. Sta sul tempo. Mamma mia, c'è sempre, invece il buon Saverio Casomai è sempre sul pezzo. Bravo, bravo Saverio. Il Tempo, di cui il direttore è Davide Vecchi, che io vorrei tanto conoscerlo per capire che cosa assume la mattina per mettere su queste belle prime pagine, come ad esempio quella di oggi, che intitola Lezioni inglesi o lezione inglese, che dir si voglia. Emergenza migranti. Voi sapete che in Inghilterra hanno deciso di risbattere i migranti irregolari di nuovo in Africa, così, senza sapere né leggere né scrivere, senza sapere neanche da dove provengono. Se è nero, in Africa direttamente. Questa è la soluzione. E il bello è che il neo premier del inglese, no, del Parlamento inglese, se veniva da New Orleans, cioè, ti risbattono in comunque in Africa, ah, così, è così, è da dove vieni, dalle tue roots, radici, la verità. No. Scusami, vuoi essere chiamato afroamericano? Giustamente vieni risbattuto in Africa. Detto questo, col sorriso amaro, la scelta da parte del premier inglese è stata proprio questa. Ma il punto è che il premier inglese, e questa è la cosa che crea più ilarità, non è prettamente British, ma è di origini indiane, quindi un indiano che ragiona così veramente fa impazzire completamente tutto il mio sistema nervoso e mi fa innervosire ancora di più, mi fa finire il cervello in tilt. Lezione inglese, quella appunto proposta da Il Tempo. Pugno duro del Regno Unito sui clandestini, dicevamo poc'anzi, bando a vita e trasferimenti in Ruanda.
così dal nulla vieni dal Congo, ti trasferisco comunque in Ruanda. Smentita l'ennesima bufala con Salvini al Viminale, meno morti in mare, così dicono gli amici del Tempo. A quanto pare con Salvini non si arrivava, venivano bloccate le navi direttamente in mare, affondate e fatte morire gente, più gente in mare, e quindi diciamo meno morti in mare non ci sembra, diciamo così, veritiera. Però per quanto riguarda il Tempo, che vive sempre in una dimensione parallela, ricordiamolo, è così. Monito di Mattarella: il cordoglio si tramute in scelte concrete dell'Unione Europea. Ovviamente non citano la frase di Mattarella appunto sulla libera circolazione delle persone su questo pianeta Terra. Si parla anche di PD sul Tempo, non sappiamo il perché, tra Conte e Schlein è derby a chi è più di sinistra. Ma insomma, non è che sia una cosa così brutta, caro il mio amico Davide Vecchio. Imprese maschiliste, PNR a rischio, quote rosa non rispettate e le aziende rinunciano agli appalti del piano. Questo è l'articolo del Tempo, che parla anche di femminismo. Guardate un po' il Tempo che dà lezioni di femminismo questo martedì 7 marzo 2023. Il piano di ripresa e resilienza europeo va a rilento, causa pastrocchi burocratici, mancanze di figure professionali idonee e scarso utilizzo delle strutture dello Stato da parte dei comuni. Ma c'è un'altra critica che frena l'uso dei fondi, e cioè l'impossibilità per molte aziende di rispettare la quota femminile, che è il 30% nei progetti che propongono le aziende. Così molte imprese devono rinunciare a questi fondi. Quindi come sempre si dice, ci sono i soldi però non si sa come spenderli, non si sa come darli, perché il solito blocco burocratico non permette lo sviluppo da parte delle aziende nel territorio nazionale. Continuiamo ancora sulla pagina del Tempo, che ci delizia con una notizia molto interessante. Da giovedì su Sky riprende Pechino Express. Non so quanto realmente abbia di share il programma presentato da Costantino della Gherardesca, che oramai fa soltanto quello. Riparte dall'India l'avventura dei VIP. Molto triste vedere che alcuni dei comici preferiti, dei miei comici preferiti, oramai si siano riciclati nel partecipare a determinate trasmissioni televisive, e poi uno dice: io voglio fare il VIP, voglio diventare famoso, però è molto meglio fare O Camionista. Facendo camionista, trasporti su onesta città, io caro mio non fa mai festa con chi sti cazzo parte a capo, che vuoi fare? Pare che non ci sono nato rinda sta giacca camionista, faccio scugnizia che se dà. Perché non mi dici, questi denaro non si fa felicità, mentre dormo in da cabina, non sono tosti chissà perché, forse pensa che la bocchina roce amara come un caffè, se non giorno faccio fortuna, l'indovico la già tornò, questo cazzo per lampadina, rito scuro per una tavola, l'ho già chiamato, a che la la, a che la la. E intanto corrono questi chilometri, e non mi avanza manco tempo per mangiare, stasera a Napoli, domani al Brennero, sempre fuggendo questa voglia di tornare.
lunga autostrada. Rischio surpassa, ma perché? Tengo le sughe rindomazze, perché mi sono cagato cazzo appresso a te. Rindo cara in un camionista, nasce e muore sta libertà, ma sta luna mi pare triste, volta a volta mi fa passare. Se New York ne faccio fortuna, vengo da mio primo papà, mentre pensa che la bocchina che mi aspetta di da vetrina non si scusa. Ma questa età non ce può fare. E intanto corrono questi chilometri e non mi avanza manco tempo per mangiare. Stasera a Napoli, domani prenderò sempre fuggendo Gustavo di ritornare. Mentre dormo in da cabina mi sono tosto chissà perché. Forse pensa che la bocchina non c'è amara come un caffè. Se New York ne faccio fortuna, rindo piccola giadurna. Questo cazzo per lampadina, rindo scuro con una tavola, la giadurna. A che la la, a che la la. E intanto corrono chilometri e non mi avanza manco tempo per mangiare. Stasera a Napoli, domani al Brennero, sempre fuggendo questa voglia di ritornare. Camionista, camionista, risquallor sulla rassegna stanca di RKO, www.rkoner.com, dalle 12 alle 14, da lunedì al venerdì. Le notizie lette sue sue in compagnia di Zazzone e della chitarrina e della simpatica voce, di cui noi oramai siamo diventati grandi fan, e anche le nostre ascoltatrici sono tue fan, perché mi è arrivato un messaggino, caro Saverio Casomai, facciamo sempre un applauso, facendoti i complimenti per il timbro della voce che assomiglia a quello di Chris Cornell dei Soundgarden, e fu cantante dei Soundgarden e degli Audioslave. Conosci? Sì, sì, assolutamente. Voglio dire, un bel complimento. Okay, grazie, grazie alla nostra, amica ascoltatrice che non si vuole rivelare, o meglio, no, si è rivelata, ma non lo diciamo, poi arrossisce a casa da sola. Ma la lettera del nome iniziale, la lettera iniziale? La Big G e Mrs. R che ci ascolta da casa. Continuiamo con le notiziole di oggi sui giornali satirici. Abbiamo letto il Tempo, continuiamo con quel sobrio di Vittorio Feltri. Noi sappiamo che oramai Vittorio Feltri con la sua cantina sta producendo dei frizzantini molto alcolici in questo periodo, e ne risentono anche i titoli del suo giornale, perché Vittorio Feltri vive in un mondo praticamente tutto suo, più di Davide Vecchi, ed è il Tempo. L'ubriachezza fa molto male al nostro Vittorio, che è diventato nel frattempo, noi lo ricordiamo ogni giorno, il consigliere più anziano della regione Lombardia nelle ultime elezioni. È stato eletto anche, figurati, eletto, l'eletto lo chiamavano i lombardi, l'eletto Vittorio Feltri. Libero intitola Come cambia il fisco. Come cambia il fisco, andrebbe cantata una canzoncina. Si passa da 4 a 3 aliquote, detrazioni e bonus, stop al caos, non ci sta soldi per nessuno, non si dà niente a nessuno. Novità per l'IVA, che non è la Zanicchi, ma l'IVA che tanto ci attanaglia a tutte e a tutti, specialmente al mondo degli autonomi. Reddito Movimento 5 Stelle, chiamato proprio così, Reddito Movimento 5 Stelle, lo chiama, solo Libero lo chiama così. Addio, ciao,
ciao ciao, assegni più magri e per meno tempo, quindi non dare i soldi fa contento il buon Vittorio Feltri, quindi creare più povertà fa ancora più contento il direttore e nuovo consigliere regionale della Lombardia. Coltellate ai passanti nella Milano PD, quindi è colpa del PD se si accoltella gente per la strada a Milano, secondo sempre il sobrissimo Feltri. Un immigrato, attenzione, colpisce con un taglierino 6 persone a caso per rapinarle, 2 sono gravi, e da notare che è un immigrato, perché se fosse stato un italiano sicuramente sarebbe stato compreso appieno dal direttore Feltri. Arrestato un nordafricano, torna l'allarme sicurezza. Vai! Perché è colpa dei nordafricani. Sempre colpa dei nordafricani. Terrore per le strade di Milano, scrive Antonio Todaro sulle pagine di Libero. Passanti aggrediti e accoltellate nelle città che peraltro ha ragione, nella città che peraltro ha ragione viene considerata la più internazionale delle nostre metropoli. Però anche se rispetto a decenni fa i reati si hanno in costante calo, considerazione spesso rilanciata dall'amministrazione PD guidata da Beppe Sala, resta un problema, quindi si sentono insicuri questi milanesi che non vivono bene questa immigrazione di questi accoltellatori immigrati dal Nord Africa, e sono tutti così, lo fanno così, è una tradizione secondo Vittorio Feltri, tutti coloro che provengono dal Nord Africa accoltellano indiscriminatamente. Fumatori più osteggiati di chi si droga, questo è proprio l'editoriale del buon Vittorione, la nuova stretta. Si sta parlando di un'estensione della legge Sirchia, quella che lanciò il divieto di fumo nei locali pubblici. Questa estensione dovrebbe prevedere anche il divieto di fumo nei parchi e nelle zone all'aperto. Io diciamo, essendo un fumatore, ovviamente dico qualche volta possiamo dar fastidio, però lasciateci liberi, me lo dice anche Vittorione, lasciateci liberi almeno di fumare nell'altro sotto casa, ma dai.
Jolly Mare, vivo! Questa è la rassegna stanca di RKO, www.rkoner.com, dalle 12 alle 14. Anche oggi vi teniamo compagnia con la lettura dei giornali qua e là. Jolly Mare, questo artista che abbiamo ascoltato poc'anzi, è un artista che ho visto quest'estate. Lui è un produttore musicale di origini pugliesi, salentine, e ha fatto un concertone, devo dire, con la band live, quindi tutti i suoi pezzi prodotti in studio, riproposti live con gli strumenti. Devo dire la verità, è stato molto interessante, visto quest'estate, la scorsa estate, vicino Putignano, quindi insomma, la Puglia sa sempre regalare bei concerti l'estate. Speriamo anche nella prossima saremo presenti con la nostra radio, anche intervistare un po' di artisti qua e là in giro per questo tacco dello stivale italico che è la California d'Italia, si può chiamare così, possiamo definire, vabbè dai, definiamo così, vabbè, siamo buoni, abbiamo detto che spendiamo poco energia oggi, voglio dire. Considerando che il Belgio si autodefinisce la Silicon Valley europea, vabbè, che in parte è vero, in passato, oggi diciamo un po' meno, il degrado si vive un po' dappertutto, degrado che troviamo anche su quel giornale che è intitolato La verità mi fa male, lo so, diretta da quel simpaticone, diretto La verità diretta o diretto da quel simpaticone di Mascellone, Maurizio Belpietro, che ci reca tanta simpatia ogni giorno. Era un po' che non andavamo a spulciare La verità, e a giusta ragione. Nemmeno tu. Che poteva essere una... scusa. No, la verità. L'hai dato tu là. La chiamavano scienza, poteva essere il titolo della verità, invece era speranza. Le risate. Fu l'ex ministro a cancellare messe e funerali, ma scaricò su CTS, Comitato Tecnico Scientifico. Dimmi. Sicuramente tu hai questa informazione. Sì. Io non ho mai capito questo CTS da chi era composto, cioè nomi e cognomi. Non si è mai capito, anche perché è cambiato più e più volte, anche durante la pandemia stessa, proprio a giusta ragione, proprio per dar sì che... No, perché tutti sono... Si potesse notare l'efficienza del governo, dei tecnici. Perché sono tutti scienziati, sì. Ma non ho capito, cioè, quotidianamente sì. L'attività di... dei componenti del CTS era... Questo non è dato saperlo, fare delle conferenze stampa comunque, cioè quello sicuramente. L'arbitrio, dice lui, perché mette un accento, l'arbitrio della banda Covid giallorossa dietro il paravento e anche il paraculo tecnico, tra virgolette. Il comitato di esperti riteneva le misure inefficaci, lui forzò la mano, lui Speranza, giocando di sponda con l'ISS, l'Istituto Superiore della Sanità, il cui capo si faceva dettare la linea. Quindi è tutta colpa di Speranza, abbiamo perso la speranza. Poteva essere questa la battuta utilizzata dalla verità, invece ha preferito altro. Detto questo, per la verità Fontana non ha assolutamente alcuna responsabilità, Fontana Stavaglia ha fatto il suo dovere al meglio, secondo simpatia Belpietro, quindi non viene assolutamente citato tra gli indagati. Africani simpatia è il cognome. Simpatia. quando tu lo guardi in faccia, no, Belpietro, cosa provi? Simpatia, no? Però ha fatto un bel percorso. Perché anche se era l'antipatico, lui conduceva un programma che era l'antipatico. Conduceva un programma, si chiamava L'Antipatico, faceva delle domande un po' antipatiche, ma in realtà lui è un simpaticone nella vita di tutti i giorni. 13:29, ultima notizuola affrontata sempre malissimo da noi, ma soprattutto dalla verità. Africani X, così accoltellano i passanti per rapina. Africani, così il raid intorno alla stazione centrale di Milano, dove la situazione è sempre più fuori controllo. Ma davvero? Si accoltellano. Strano. Ma, cioè, ogni volta che passo, mi è capitato qualche volta di andare a Milano. È molto sicuro. Così. Assolutamente. Vabbè, dai, andiamo a sentirci un po' di notizie serie, perché ci chiedono la linea dal GR di Radio Popolare. Sì, arriviamo 5 minuti e torniamo subito qui con la rassegna stanca di RKO.
Popolare Network. Minuti Popolare Network, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, le notizie. Ministro degli Interni Piantedosi sta riferendo alla Camera in questi minuti sul naufragio di migranti a Cutro 10 giorni fa. Per il naufragio di un'imbarcazione che trasportava... Ministro sta parlando da una mezz'ora, ha ripetuto per adesso la versione che aveva già fornito nei giorni scorsi. Frontex non aveva segnalato una situazione di difficoltà, non aveva indicato il numero dei passeggeri, né dal barcone erano arrivate chiamate di aiuto. Dicevamo, Piantedosi sta parlando da circa mezz'ora, allora vediamo nel dettaglio con Anna Beridice che sta seguendo i lavori della Camera. Anna, buongiorno. Tutto il tono che è un po' diverso delle parole di Piantedosi, insomma un tono diverso rispetto a quello che ha avuto la settimana scorsa a Crotone, a Cutro, quando disse che la responsabilità era dei migranti che erano morti, che avevano portato i figli qui verso l'Italia, e questa volta dice che c'è la vicinanza del governo alle famiglie e ai superstiti, e quindi rinnova questo cordoglio, quindi usando parole del tutto diverse da quelle usate finora. Ha ricostruito, sta ricostruendo in questi minuti l'avvenuto, e dicendo e aggiornando anche purtroppo il numero delle vittime: 72 vittime, di cui 28 minori, e i superstiti sono 80. Quindi sta ricostruendo, dicendo ancora una volta che da Frontex non erano arrivate segnalazioni di pericolo, non erano arrivate chiamate di soccorso, e poi ricostruisce il momento in cui sono intervenuti qui dall'Italia. Intorno alle 3:35 è arrivata la prima chiamata, intorno alle 4 di domenica, dice, sull'utenza di emergenza del 112 è arrivata una richiesta di soccorso telefonico da un numero internazionale. Questo è il momento preciso in cui per la prima volta, dice, si concretizza l'esigenza di soccorso per le autorità italiane. E poi dice quello che è accaduto, perché il naufragio, secondo appunto il ministro dell'Interno, la barca fece una brusca virata e impattò con la secca nel momento in cui dal bordo di questa barca gli scafisti, che Piantedosi dice che sono quattro, si sta cercando il quarto scafista, nel momento in cui i quattro scafisti videro dei lampeggianti dalla spiaggia, e quindi la ricostruzione dell'evento. E naturalmente in questi minuti sta cercando di affermare, di assicurare che c'è stata tutta l'assistenza possibile nel momento in cui sono intervenute le barche a soccorso appunto delle persone, che non c'è mai stato nessuna intenzione da parte del governo di non prestare soccorso, che sarebbe offensivo nei confronti degli operatori, e insomma un tono che è diverso. Ma sappiamo anche che da parte della Presidente del Consiglio c'è stata anche, come dire, una pressione nei confronti del Ministro dell'Interno perché cambiasse un po' tono e registro e si dimostrasse anche un po' più umano, e gli applausi sono arrivati soprattutto dal centro, dalla destra, dalla sua maggioranza, proprio in questi momenti del suo discorso. Dopo seguiranno degli interventi da parte di tutti i gruppi, non ci sarà una replica visto che è un'informativa, poi Piantedosi andrà alle 4 al Senato. A voi la linea. Grazie Anna Beridice, lo sentivate, lo citava anche Anna Beridice, dice nella sua corrispondenza. È stato aggiornato nel frattempo il bilancio del naufragio, perché poco fa, nella tarda mattinata, è stato recuperato il corpo di un'altra vittima del naufragio, una donna adulta che è stata recuperata dalla guardia costiera. Per adesso rimane ancora incerto invece il numero dei dispersi, mentre il numero dei morti accertati è di 72. Circa il 30% del personale insegnante delle scuole francesi aderisce oggi allo sciopero contro la riforma delle pensioni, ma i sindacati, in questa che si pronuncia come la battaglia di cifre con il governo, parlano del 60%. Il sindacato degli studenti
invece parla di circa 400 licei mobilitati, 250 bloccati nel paese, il numero più alto dall'inizio della protesta a gennaio. Intanto stanno partendo in questi minuti i primi cortei programmati in circa 300 città per la giornata di oggi. A Parigi il corteo partirà alle 14. Sul caso Cospito è stato pubblicato il parere del Comitato Nazionale di Bioetica, chiesto dal Ministero della Giustizia. Il tema è la volontà di Cospito di non subire trattamenti sanitari in caso le sue condizioni di salute dovessero precipitare a causa del digiuno. Gli avvocati del militante anarchico hanno depositato un documento in questo senso all'inizio di febbraio, mentre ieri il militante anarchico è stato riportato all'ospedale San Paolo di Milano su indicazione dei medici che lo avevano visitato nel carcere di Opera. Il Comitato Nazionale di Bioetica condivide il rifiuto di adottare misure coercitive contro la volontà attuale della persona, ritiene che non ci siano motivi giuridicamente e bioeticamente fondati che consentano la non applicazione della legge nei confronti della persona detenuta che può rifiutare i trattamenti sanitari anche mediante disposizioni anticipate di trattamento. La volontà individuale in sostanza va rispettata, dice la consulta di bioetica, anche in caso di un detenuto in sciopero della fame come Cospito. Le 13:36 minuti, è tutto per questa edizione. Il giornale torna alle 15:30. Tutti voi grazie per l'ascolto e a più tardi. Popolare Network. RKO Radio. Rassegna Social, un programma di Carmen Palma. A lunedì pomeriggio dalle 19 o durante la settimana in podcast quando vuoi. 大家好, 现在我有冰淇淋,我很喜欢冰淇淋,但是 On the Normal Talk Show 比冰淇淋,我最喜欢,所以去看看我们在Twitch上的马克吧。 Siamo Onda Anomala. Ma vi diamo il benvenuto alla Onda Anomala Podcast. Sì, il podcast tratto dal talk show in onda il martedì alle 18. Ma in podcast quando volete. DJ Chiace presenta No Borders, musica senza confini, solo su RKO Radio. No Borders. Un viaggio musicale che va oltre ogni confine culturale universale, geografico e di stile, tanti porti intorno al mondo toccherà all'imbrunire, svelando connessioni più recondite. Un viaggio musicale che va oltre ogni confine culturale universale, geografico e di stile, tanti porti intorno al mondo toccherà all'imbrunire, svelando connessioni più recondite. Un programma a cura di DJ Chiace, ogni due sabati dalle ore 18 su RKO Radio. Ciao, sono Carlo Chicco e questa è Avanpop, lo spazio di formazione musicale di RKO, in onda il martedì e il giovedì dalle 18. Buon ascolto. Body moving, 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 body
body, 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 Massimo body, Voci body, is the best body, body, to make you groove, is the best to make you move, and a Saturday night is hotter than ever with Massimo Voci. La Rassegna Stanca DIRKO. Yeah.
qui non va, ma questo badaboom già già tira forte in Francia, USA e Canada. Fossi nato in altri paesi, magari avevo un Mercedes, magari a saper l'inglese fare il boom già già. Sono popolare, sono bipolare, troppo popolare per un locale. Si ho vestito male perché io ho la fame, quella mia di mio nonno e quella di mio padre. Il lavoro lo preferivo manuale, manuale. I poveri almeno ti ordinano cosa fare, cosa i fare. Ricchi invece loro usano il plurale. Prendiamo, spostiamo ed alziamo e dopo restano a guardare. Quindi è ok, pure quando i miei fra ridono e non vogliono il dramma, perché già se lo vivono dai palazzi come Pino Printo. Salute a far le penne davanti alle major, le major mute. Sotto il palco c'è un grosso bordello che fa bada boom, bada boom. La mia gente ti prende, ti porta di là e bada boom, cia cia. E da noi per la strada c'è chi si arrangia e senza fare bada boom sa fare. E me ne fotto anche se questo suono non va. Bada boom, bada boom, cia cia. Viene dalla strada questo bada boom, cia cia. Lo volevano la Emi, Sony, Universal. Mi dicevano di esagerare un po' la realtà, ma diventa no qua senza credibilità. Dice vende ai dodicenni che quella è l'età. Metti un po' di trucco in faccia che creano vita. Gli ho risposto sono vero e serio, ecco la novità. In più sono un mezzo genio, ma nessuno lo sa. Ok, me ne resto tranquillo con lei, ma metti i MTI e leva i Coldplay. O potrei sfasciare tutto come Cobain e lasciare tutti di stucco come a Pompei. Il principe di Barona e non di Pelé. Sella un elefante come a Pompei. E mi senti fra quando arrivo io in città. Bada boom, bada boom, bada boom, cia cia. Nella testa c'è un grosso bordello che fa bada boom, bada boom, cia cia. Quando arrivo la prendo, la porto di là e bada boom, cia cia. E se poi è dopo gang che ti fa clac clac, tu fai solo bada boom e non fai cia cia. E me ne fotto anche se questo suono non va. Bada boom, bada boom, cia cia. Kid Malossi, Polini, Arroveo vince. Pimp My Ride già dal 95. Cresciuto con in testa questo boom, boom, boom. Martini Rosso, Gin Campari e bada boom. Da qua sono un po' rotto, è vero, fa fare sta vita pesa. Ma che come t'ha ridotto, quei pasticcini e la chiesa non hai presa. Un po' di stile, quello che conta. Non hai stile, non lo dire, zio, chi ti ascolta. E la gente lo sa che il mondo fa schifo, vuole dimenticarlo. Saper chi fare il tipo, capisce di che parlo. Non come questi emo home, mucho macho. È sangue, mercurio, cromo, culo, piombo, brucio e scaccio. E se nomini me, subito dopo fatti beccare, zio. Meglio due scam, se ti rispondo ti fa più male, zio. D'ora in poi è grezzo perché tocca a noi. Mi servi tu come quelli col basso. Sotto il palco c'è un grosso bordello che fa bada boom, cia cia. La mia gente ti prende, ti porta di là e bada boom, cia cia. E da noi per la strada c'è chi si arrangia e senza fare bada boom sa fare. E me ne fotto anche se questo suono non va. Bada boom, bada boom, cia cia. Marrakesh, bada boom, cia cia, per rientrare nell'edizione short del GR di Radio Popolare, sempre su www.rkoneir.com, la radio che vi tiene compagnia ogni mattina con la rassegna stanca di RKO insieme a Zazzone e casomai leggicchiando i giornali qua e là in allegria. Parliamo di sport, sempre sono le 13:45 quasi, quindi parliamo di sport, perché è sempre dedicato un po' del nostro programma a quello che è la passione di tutte e tutti, che è lo sport in generale, diciamo la verità. Poi un radioascoltatore, sicuramente avrò dimenticato di dirtelo oggi, però te lo dico ora in diretta, ci chiedeva anche qualche approfondimento, però questo poi lo organizzeremo nei prossimi giorni, riguardo il torneo di bocce che si tiene l'estate presso il Lido Belvedere. Salutiamo. C'è anche un grande torneo di beach volley che organizzano, c'è il campo di beach volley, insomma facciamo un po' di pubblicità piccolina, stranamente nominiamo il Lido Belvedere, esatto, stranamente. Bene, queste sono le notizie sportive di oggi. Invece parliamo di pallacanestro, perché abbiamo troppo parlato del calcio, di come la Serie A fa schifo, di come magari le leghe minori diano più emozioni
quella professionale del calcio italiano, come il campionato italiano stia diventando sempre più inferiore di qualità, in qualità e in prezzo anche a quelli del resto d'Europa, e quindi ci soffermiamo a parlare di pallacanestro che ci dà qualche soddisfazione, almeno in casa nostra. Perché? Perché si ritorna a giocare per l'Eurolega. Questa settimana c'è il doppio turno, quindi il martedì e il martedì e mercoledì, giovedì e venerdì si gioca per due volte. Sono due, lo diciamo sempre, le squadre impegnate nella competizione, nella maggiore competizione europea, e le due squadre sono l'Olimpia Milano, che oramai è un'esperta dell'Eurolega in quanto ci milita praticamente dalla sua nascita, e la Virtus Bologna, che avendo vinto l'Eurocup l'anno scorso è passata direttamente a giocare la massima competizione. Bene, questa sera si terranno due partite molto importanti per la fuga delle due squadre verso i playoff, molto più vicina, diciamo, tra le due la Virtus Bologna dell'Olimpia Milano. Le due partite sono Virtus Bologna Partizan Belgrado e Valencia Olimpia Milano, rispettivamente entrambe alle 20:30, quindi giocano in contemporanea. Non dovrò decidere quale vedere, sicuramente la Virtus Bologna per una questione di affezione, ma anche perché diciamo tra le due chi se la sta passando un po' peggio è proprio la Virtus Bologna, ma non per una questione di risultati, più per una questione di infermeria, perché ha perso durante la partita contro il Fenerbahce della scorsa settimana uno dei suoi perni, uno dei suoi giocatori più importanti, che è Alessandro Paiola, che è uno dei difensori più forti forse in Europa attualmente. Ha dovuto lasciare il campo per una distorsione che lo terrà lontano un po' di tempo dal parquet. Nel frattempo però ci sono anche altri giocatori, cioè andatevi a cercare su Google, non sto qui a spiegarvi quali sono le regole della pallacanestro, perché sono tantissime, però ci sono tanti giocatori molto forti conosciuti a livello internazionale, quali Milos Teodosic, Tornike Shengheila, lo stesso Nico Mannion, che è il playmaker della nazionale. Quindi c'era Pirlo poi un po' di tempo no, ti stai confondendo, stiamo parlando di un altro sport. Palla spicchi, questa è palla canestro, si gioca con le mani, non con i piedi, è vietato. Dall'altra parte c'è l'Olimpia Milano che sfiderà il Valencia in trasferta, appunto proprio a Valencia. Olimpia Milano che è in fase di ripresa, almeno per quanto riguarda gli infortuni, perché la squadra era stata decimata da Shavon Shields a Gigi Datome adesso chi più ne ha più ne metta, adesso erano talmente tanti che perdo anche il conto e i nomi, però ci stanno tutti quanti riprendendo e quindi torneranno disponibili per coach Messina nella partita di stasera, che sicuramente sarà una partita altrettanto importante come quella di Bologna per le ultime speranze di Milano nella rincorsa ai tanto ambiti playoff di Eurolega, che sono il risultato minimo che Milano vorrebbe raggiungere e che si era imposta a inizio campionato. Non c'erano ancora stati tutti quelli infortuni. Detto ciò, più o meno sul basket abbiamo approfondito. Io avrei bisogno di live in questo Cittadella Sound Studio, perché si fanno anche i live, non si fa solo la radio, e per i live noi abbiamo l'addetto, il nostro menestrello, che fa di nome Saverio e di cognome Casomai. E quindi, casomai voleste un intrattenitore confidenziale, ce l'abbiamo solo noi, casomai. Passo tempo che fa, tutto cresce e se ne va. Passo tempo, va bene più. Voglio solo mascetta, voglio un'ora per me ricordare, alla ria per un momento tu vuoi scordare, e bisogno dalla ria
ma ne sofferto lo sa più solo Dio. E sai la moglie da Luca che non ci azzecca niente tu, voleva solamente da ma l'alleria se ne va. No vabbè, no vabbè, pure Pino Daniele, cioè incredibile, incredibile, anche Pino Daniele, sai fare anche Pino Daniele, sai interpretare anche Pino Daniele. Comunque posso farti un'osservazione? Complimenti per l'accento partenopeo, era quasi migliore di quello di Meg. Legalami tutte le stelle che
fammi sentire distante, lontano anni luce da qua. Mag distante, www.rkpner.com, rassegna stanca che continua per altri 4 minuti. Facevamo i complimenti per l'accento partenopeo di Saverio Casomai nella sua esecuzione di Allegria di Pino Daniele nel blocco precedente, giusto? Ho azzeccato, ok? Ebbene bene, è il momento allora, consueto, quando sono le 13.56, di annunciare quelli che sono i programmi di questa simpatica radio che ci ospita, che fa di nome RKO. Dopo di noi dalle 18 alle 19 tornano i ragazzi dell'associazione Anomalia con Onda Anomala, il podcast dal talk su twitch.tv, un talk interessantissimo, una mezz'oretta, ve la potete sentire in quella fascia oraria dalle 18 alle 19, ma è anche disponibile su tutti i supporti, le piattaforme digitali, così come è disponibile la replica anche della rassegna stanca di RKO. Invece in diretta dalle 20 alle 21.30 come ogni martedì non manca l'appuntamento con Messer Tommy Bombino. Out an hour, tanta bella musica, tante curiosità musicali non necessariamente mainstream. Tommy Bombino è sempre presente. Ovviamente questi programmi, diciamolo a tutte e tutti che magari non conoscono ancora bene RKO, vengono trasmessi dallo studio 1, chiamiamolo così, del Kismet, dal Kismet di Bari, dal teatro Kismet. Quindi passate anche di là, andate a trovare le nostre colleghe, i nostri colleghi di RKO. Mi faresti un sottofondo per salutare i nostri amici e per dare appuntamento a domani, perché ovviamente la rassegna stanca volge al termine. Noi ovviamente vi ringraziamo per la vostra pazienza, per il vostro supporto che non ci fate mancare ogni mattina dalle 12 alle 14 su www.rkponeir.com. Vi ricordiamo che molto probabilmente faremo qualche incursione, o meglio forse farò qualche incursione dalle ragazze di Bigodini Pride, o questo, se non questo mercoledì, il prossimo mercoledì. Ci stiamo attrezzando per questo, quindi nascono crossover, nascono amicizie, nascono amori radiofonici all'interno di questa casa che è www.rkponeir.com. Come sempre domani sarà negli studi della Citadel Sound Studio il nostro Saverio Casomai, che in questo momento sta suonando la sua chitarrina. Vuoi salutare qualcuno nello specifico, Saverio? Assolutamente sì, saluto tutti i radioascoltatori e Sergio Sergione. E ovviamente salutiamo il buon Sergione che tornerà, ha promesso, tornerà a trovarci. Noi vi diamo appuntamento come sempre domani, lo ripetiamo, non ci stancheremo mai di ripeterlo, a mezzodì per la rassegna stanca di RKO. Se volete la nostra compagnia, riascoltateci, se non andiamo in diretta, in replicast, sempre all over the world, quando volete, perché la rassegna stanca di RKO è il programma che vi mette allegria e che vi regala delle grandi novità. A presto su questi schermi. Ciao, a domani. Ciao.